Bella a tutti ragazzi, lo Xuderone anche oggi qui con voi con un nuovo video di Clash Royale. Oggi mi sto divertendo tantissimo a maxare o a potenziare le carte sfruttando ancora l'evento Slash Royale, quello che vi fa spendere metà dei soldi o comunque metà delle stelline per migliorare le vostre carte. Il deck che vi voglio proporre è davvero devastante. Golem, carta davvero unica nel suo genere, sostenuto dai barbari scelti e altre due truppe, ovviamente per migliorarne l'attacco. Strega notturna e mega sgherro. Tre spell in questo deck: fireball, zap e frecce. E per chiudere e migliorare il cycle, l'orda di scheletri che non fa mai male averla. Siamo contro Yambalahel del clan Rig 53. Vediamo. Subito il golem. Lo vorrei tenere come effetto sorpresa, quindi mega sgherro. Qui apre con degli arcieri. Possiamo partire. Poi frecce per togliere anche il cerbottaniere, che avrebbe potuto dare un sacco fastidio. Peccato invece per il gran cavaliere, che andrà sulla nostra torre a impattare. Serve che la strega notturna sia abbastanza rapida. Purtroppo al 12 viene fireballata senza nessun problema. 1798 la mia torre in basso a sinistra, 3157 la sua in alto a sinistra, ma non è successo assolutamente nulla. Pronti a ripartire, questa volta giocherei il golem. Vediamo se mi aiutano l'orda di scheletri. Qualcosa fanno, ma purtroppo non era possibile fare più di così, anche a causa dei suoi spaccamuro. Sotto il golem lui giocherà forse il gran cavaliere? Vediamo. Intanto abbiamo un attacco molto molto interessante in corso in questo momento. Fireball anche per noi. Allontaniamo un attimo la strega. Non poteva fare ovviamente nulla, mentre il goblin cerbottaniere stava ancora hittando il mio golem. Noi siamo riusciti, anche grazie alla fireball, a rendere innocua la sua strega. Attenzione. Si riparte con... Servono delle frecce qui. Lasciamo pure il gran cavaliere. Ok, e adesso con i luridi dobbiamo attaccarlo velocemente. Lui giocherà nulla, lascerà pure che il gran cavaliere faccia il suo dovere. Lasciamoli andare, anche se un po' mi dispiace, ma voglio caricare tutto per il golem. C'è un barbaro scelto che può andare tranquillamente a togliere gli arcieri, mentre l'altro barbaro è sotto la torre. Ed eccolo adesso il golem. Che combo. L'importante era fermare gli spaccamuro, quello mi interessava. Golem che può andare ancora. Lui si è giocato una bella combo qui, eh. Ah, vabbè, sì, fa niente, non succede nulla. Barbari scelti ancora. Strega nera ancora sul ponte. Orda di scheletri centrale. Comincia a diventare importante adesso l'attacco. Attenzione. Non abbiamo fatto molto danno. Peccato. Dovrebbe ripartire. Fireball quasi in predict. Ma già sapevo che avrebbe giocato così. Il suo grider non tira neanche una hit. Dobbiamo lasciare entrare la strega. Subiamo ancora qualche danno. Golem centrale. Strega notturna. Mi interessa di più che i pipistrelli che vengono generati dalla strega notturna. Esatto, interessante addirittura. Non mi aspettavo che la strega addirittura tornasse indietro. E quindi i barbari scelti adesso che lui ha tirato uno spell. Mega sgherro alto. Forza i barbari che stanno loccando. Via gli arcieri, siamo tutti sotto torre. Vediamo un po' cosa succede. Un po' di danno c'è, un po' di danno c'è. 920, 457. 300. Non farà molto male questo attacco. Ma va ugualmente lasciato andare. Manca solo un cycle. Vediamo se entrano. Fireball sulla torre. Zap sulla torre. E andiamo a chiudere con questo cycle dei tre spell. Mamma mia. Partita che sembrava a senso unico ribaltata nel momento in cui abbiamo tirato giù la torre in alto a sinistra. Avanti ancora contro Unit King dei Tongan Rastas.
Strega notturna, di nuovo. Andiamo a togliere i suoi sgherri che danno fastidio. Vediamo se riusciamo a metterci davanti i barbari. Oh mamma mia, per un pelo riescono ad andare i barbarozzi. Dimmi che non è il gran cavaliere. Oh, piano, piano, piano. Piano, 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 che qua è interessante. Mago elettrico, completamente inutile per counterare i miei barbari scelti. Barbaro che può da solo andare a mangiarsi una torre. Un attacco devastante. Un attacco veramente incredibile. E ancora non abbiamo giocato il pezzo forte. Classico mietitrebbia. Vediamo se il golem riesce a spostare la Valchiria. Tanto Mega Sgherro va ad attaccare Log Rider. Non mi interessa perdere questa torre, mi interessa preparare l'attacco. Strega notturna dietro. Il golem sta andando. E adesso servono i nostri spell. Non giochiamo più nulla finché non abbiamo gli spell. Ovviamente sul suo stregone è fondamentale togliere qualsiasi problema. Le frecce dovrebbero prendere tutto. Pensavo qualcosa di meglio, ma non è un problema. Anche se dovessi perdere la torre in basso a sinistra, potrei decidere di andare per l'attacco sulla centrale. E non siamo ancora nel per due, quindi attenzione. Poi intanto ragazzi, se vi piace questo deck, mi raccomando, un bel pollicione in su. E non dimenticatevi di iscrivervi al canale. Dai raga, andiamo. Dai, Lasciamo pure andare il golem. Raga, sotto la torre. In realtà mi interessava solo fargli spendere delle carte in difesa. Arriverà lo Grider. Invece pensavo arrivasse a sinistra, attenzione. Bella questa fireball, ma io ho giocato bene i miei barbari. Dovremmo riuscire a counterarlo. Golem ancora molto alto. Mi interessa che la strega adesso rimanga. Andiamo con un'altra fireball. Ci sono gli scheletrini. Perderemo purtroppo la torre di sinistra. Peccato, pensavo di riuscire a entrare meglio. Qui la situazione si modifica leggermente. Oh mio Dio, vuole veramente ciclare Log? Ottimo che ha tolto lo spell. Mi aspettavo qualcosa di diverso. Molto bravo comunque. È una fireball un po' strana questa. Ah, manca per un pelo. Potrei davvero perdere? Perdo? Non perdo, ma perdo. Mamma mia, bravo. Bravo, 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 bravo. Come è riuscito bene a ribaltare la situazione. Davvero molto molto bravo. Freccette per noi. Ed eccolo qui lo Grider che mi costerà la partita. Che va ad attaccare e perde la torre di destra. Una vinta, una persa. Ci sta. Come prima ho comebackato io, adesso sta comebackando anche lui. Avanti di nuovo. The next game contro Liniers del clan Argentina. Attenzione. Strega nera per noi. Sarebbero pronti i barbari. Così. Fireball sulla strega. Mega sgherro. Subito i barbari. Andiamo, 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 andiamo. Vediamo se riesce. Ottima la zap. Non dovrebbe preoccupare. Ok, hai finito di giocare cose. Potevo risparmiarmele queste frecce. Potevo risparmiarmele. Però diciamo che un mega sgarro full fa abbastanza male. Guardate, guardate il danno. Guardate il danno alla torre. Viene portata a 1103. Mamma mia. E abbiamo di nuovo pronta la strega nera. Ok. Con calma, con calma. Mi dispiace, non posso farli andare. Non esiste. Sapevo che non avesse uno spell. Giocherà il tronco adesso. Non lo gioca? Vorrei che i luridi andassero sulla torre. Esatto. Ci sta, ci sta, ci sta, ci sta, ci sta il tronco anche adesso. 952.
Vediamo cosa vuole fare. Non può perdere questa strega. Non ci fa assolutamente... Oddio! Così. Due pipistrelli che infieriscono violentemente sulla mia torre di destra. Congelata. Direi di partire con l'attacco importante. Andiamo adesso. Giù il golem. Giocherà un royale sul ponte? Chissà per... Tronco e mi brucia gli scheletrini, bravo. No, perché il tronco l'ha giocato poco fa. In realtà goda anche questi scheletrini che fanno veramente male. Io non avrei giocato quella strega. Perché adesso mi permette di mettere la mia strega nera dietro. Ok. Siamo sotto. Questo fa male. Questo fa abbastanza male. A parte che quando esplodeva il golem sarebbe comunque finito tutto il cinema. E andiamo. Sono pronto quasi con i barbari scelti sulla destra. Sono due golem nella sua area di gioco. È meglio che si arrende e ci fa più bella figura. In realtà lui vuole continuare. Io lascerei anche... No, non lasciamo neanche andare l'orda. Non lasciamo neanche andare l'orda. Oh cavolo che ti faccio fare la torre. Andiamo sotto, golem full. Frecce per andare a togliere insieme ai golem gli scheletrini. E si va sulla torre centrale. Insomma ragazzi, anche il deck di oggi è davvero devastante. Io spero che vi sia piaciuto. Mi raccomando, un bel pollicione in su. Iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo al prossimo video di Clash Royale. Ciao!